Ed eccomi finalmente in compagnia di Andrea Matrangolo. L'ho visto in TV, ha partecipato. Quante puntate? 25 dirette. Poi c'è stato il caso della bruschetta. Eh sì, va bene, dai. Quello fa parte del gioco, ci siamo divertiti tantissimo. È stata una bellissima esperienza che abbiamo fatto alla prova del cuoco con il torneo dell'Uovo d'Oro. Ho gareggiato contro un collega bravissimo che è Marco Bottega. L'emozione è stata straordinaria, il cuore in gola, vabbè, ma ci stavo. Si vince, si perde. A me interessava comunque presentare un mio piatto dettato da una mia emozione, da un mio ricordo d'infanzia. Diciamo che ho avuto l'opportunità, la grande opportunità, di poter dare onore e lustro a un mio ricordo d'infanzia trasformato in pietanza. Talia è un'idea che è nata da pochissimo, fondamentalmente l'ho sempre avuta nel mio cuore perché girando il mondo, specialmente a Melbourne, in Australia, vedevo che lungo lo Yarra, che attraversa la città di Melbourne, c'erano tantissime imbarcazioni che offrivano servizio di ristorazione. E in cuor mio ho sempre coltivato questo desiderio. Devo dire la verità, ho solo preso l'ispirazione dalla metodologia australiana, perché in Australia più che altro si trattava di, come dicevo poco fa, di barconi di 40 coperti, erano dei veri e propri ristoranti classici galleggianti. Si salpava ad una certa ora, si rientrava ad un'altra ora, vuoto per pieno, non aveva importanza. Con Guido Vittorini, che è il mio socio, lo skipper del Talia, che è questo straordinario catamarano, una sera parlando abbiamo deciso di dar vita a questo progetto, che è sicuramente una grande scommessa, sicuramente è un progetto unico perché nella città di Palermo non esiste nulla di simile, e consiste appunto nell'offrire ai clienti un servizio a bordo di ristorazione di un certo tipo, quindi tra virgolette di alta ristorazione. A differenza della metodologia appunto dalla quale io mi ero ispirato, quella australiana, questa barca lavora solo ed esclusivamente su prenotazione, per cui consiste che si fissa un appuntamento in barca, ci prendiamo un aperitivo col il cliente, si pianifica il tutto, perché si può anche andare a mangiare sul Golfo di Mondello, accanto all'Isola 8, la Baia di Cefalù, si può decidere il tutto, offriamo anche la possibilità di pernottare, perché abbiamo delle quattro camere matrimoniali con bagno privato, si dà la possibilità di poter fare il dopo cena sui retoni in barca al chiaror di luna, con magari accompagnati da una bottiglia di champagne. Il tutto verrà comunque pianificato e deciso insieme al cliente al primo appuntamento. Da lì si stabilisce la data e ovviamente la barca è aperta per un massimo di 12 posti a sedere come servizio ristorativo, di 8 posti camera per il servizio eventualmente del pernottamento. È una cosa secondo me straordinaria, perché va fuori appunto dall'ordinarietà. È che se un cliente prenota la barca per un determinato giorno e sono soltanto in due o in quattro, la barca sta solo ed esclusivamente riservata per lui. Ciò significa che nessun altro può accedere ai servizi che noi offriamo. Quindi è ideale, credo, per un anniversario, per una cena di lavoro, insomma per delle ricorrenze non da tutti i giorni. Per cui massima riservatezza. Il nostro motto è la massima privacy, la massima riservatezza. Il piatto che andiamo a presentare adesso sarà una spigola su salsa di patate allo zafferano e della clorofilla di prezzemolo. Adesso andiamo a fare la prima fase, che è quella di mettere un cucchiaio di limone e le nostre erbe aromatiche nel nostro contenitore, che ci servirà per cuocere la nostra spigola. La spigola verrà cotta a vapore, adagiata su queste erbette e queste scorzette di agrumi, perché l'alta temperatura del vapore fa sì che si liberino
gli oli essenziali delle erbette e della scorzetta di agrumi e vanno ad improfumare, ad insaporire la nostra spigola che per adesso sta cuocendo a vapore. Fatto questo, noi poi andremo a comporre il nostro piatto mettendo la spigola nel piatto, la nostra salsa di patate allo zafferano, la nostra clorofilla di prezzemolo, che non è altro che, non è nulla di chimico, e per adesso c'è il terrore della chimica in cucina, è soltanto un'estrazione a freddo della clorofilla che c'è all'interno dei gambi del prezzemolo, viene estratta in maniera centrifugata, quindi ad altissima velocità, viene lavorata e poi viene ridotta in liquido. Questo liquido che cosa consente? Ci consente di portare quel sapore molto intenso del prezzemolo, perché appunto è dato dalla clorofilla e non dalla parte fibrosa. Eliminiamo la parte fibrosa del prezzemolo, che spesso è fastidiosa, cioè, uno se la ritrova in mezzo ai denti e non è piacevole in un ristorante. E poi, tra le altre cose, anche dal punto di vista cromatico, dal punto di vista estetico, io non amo moltissimo usare il prezzemolo tritato. Io ho una particolarità, uso moltissimo la pelle del pesce, io questo l'ho imparato in Giappone. Il Giappone, per loro la pelle del pesce è quasi sacra. Da noi, da un punto di vista fondamentalmente igienico, tendiamo sempre a levarla. Anche i miei colleghi, gli chef, tendono sempre a togliere la pelle del pesce. Io la lavo, la tratto benissimo e la utilizzo, perché comunque mi dà una sapidità alla carne che è fuori dal comune. E quindi io preferisco sempre utilizzarla. Adesso andiamo a versare all'interno la nostra salsa. E poi andiamo a definire il nostro piatto con questa zucchinetta tagliata, fatta marinare con un po' di limone. Per finire, un po' del nostro olio di oliva cetrale della provincia di Scicli, è un olio pregiatissimo, ci sono pochissime piante, è una cultivar che coltivano i fratelli Aprile in maniera fantastica, è una sottospecie della nocellara dell'Etna ed è veramente fantastica. Andiamo a definire il tutto con un po' di sale Maldon, questa è una lavorazione antichissima che fanno ancora in Inghilterra. Ok, il sale è completamente grezzo, lo voglio fare proprio vedere in mano, guardate qua, sono proprio dei cristalli, portano croccantezza al piatto. E poi, a differenza del nostro sale, che comunque resta il numero uno, il sale siciliano indubbiamente è il numero uno, però per determinati piatti io ho bisogno che non sia eccessivamente sapido. Questo mi consente il fatto che il piatto non sia eccessivamente sapido e in più mi apporta una certa croccantezza che sicuramente è gradevole, visto che comunque si tratta fondamentalmente di un piatto morbido. Certo, dopo aver detto queste riservatezza, piatti, devo dire, molto interessanti, chissà, è un po' accessibile o non è accessibile? Questa è stata un'altra sfida. Allora, noi abbiamo deciso di dare questo genere di servizio comunque ad un prezzo veramente accessibile a tutti. E quando dico a tutti, dico a tutti. Io invito tutti quanti a chiamare il numero che vedrete in sopraimpressione, a fissare un appuntamento. Da parte vostra non ci sarà nessun impegno. Prenderemo un aperitivo insieme o un caffè, chiacchiereremo, pianificheremo il tutto e da lì sarete liberi di decidere se prenotare oppure ci siamo soltanto e semplicemente conosciuti. È una grande scommessa la nostra, perché noi comunque andremo a fare un menù degustazione di 7 portate, escluso i vini. I vini, noi abbiamo una cantina di vino di circa 70.000 bottiglie, possiamo scegliere tutti i vini che il cliente desidera. Direi di brindare a Thalia.